Toni Caronna, docente di didattica e legislazione dell'IRC e di religione cattolica, direttore del coro, autore del libro La Sapienza Banchetto, il servizio come definizione dell'identità cristiana, la cui prefazione è stata curata dal teologo Carlo Bazzi. Lei nel libro riproduce in modo chiaro e netto l'identità cristiana nei riguardi dell'ambiente circostante. Mi sa che questo è in linea con quanto ha dichiarato il Papa: non annacquate l'identità cristiana. Sì, perché a volte rischiamo di scadere nei ritualismi o nelle osservanze principali di riti o usi o costumi o tradizione che ci ingabbiano purtroppo in quello che è il nostro sistema. Io penso che ritornare al Vangelo delle origini può essere anche uno stimolo e una risorsa per ognuno di noi, credente o non che sia. E questo libro ha cercato di tratteggiare quella che è l'identità del cristiano sin dal sorgere del cristianesimo, cioè un Dio che prende corpo, come dice San Paolo, che si abbassa attraverso questo processo di kenosi, di abbassamento, facendosi umile, facendosi servo degli altri. Allora penso che dall'autore del quarto Vangelo abbiamo tanto da poter apprendere. Se Dio si è fatto servo degli altri, addirittura a fare un servizio estremo, quello che era riservato agli schiavi, che erano coloro che nel simposio di Platone, come anche negli altri banchetti del mondo prima greco e poi romano, erano soliti lavare i piedi, e ovviamente questo viene ribaltato da Gesù e viene messo non prima della cena come avveniva per gli schiavi, ma durante la cena, per far comprendere come il banchetto deve diventare momento di incontro, e per noi cristiani è l'Eucaristia, il momento della condivisione, per accogliere gli ultimi e per accogliere gli altri. E l'argomento era proprio quello questa sera, cioè l'applicazione didattica di questo testo, che non è il Vangelo riservato solamente ai fruitori, a coloro per i quali si pensa sia stato scritto. La parola di Dio è per tutti, credenti e non. Bisogna trovare il focus, l'attenzione. Allora, in questa lettura laica, ovviamente all'interno di una scuola dello Stato, laddove anche l'insegnamento di religione deve essere per natura sua con questa impronta di laicità, nel senso che si apre a tutti, accoglie tutti e rispetta tutti, non può non dare questa nuova lettura, questa chiave di identità, di servizio nei confronti degli altri. Allora, l'accoglienza dell'altro, del diverso, dei migranti, di coloro che hanno difficoltà, può essere un modo per vivere a servizio veramente della parola di Dio quello che è il nostro, la nostra identità come cristiani e come discepoli di Cristo. Ognuno ovviamente faccia la propria parte. Se è vero, come dice Papa Bergoglio, che nessuno di noi può ergersi a giudice nei confronti degli altri, dobbiamo accogliere, accettare e integrare gli altri all'interno del nostro mondo. In occasione della presentazione del libro di Toni Caronna, La Sapienza Banchetto, il servizio come definizione dell'identità cristiana, tu hai moderato i lavori. Bene, questo libro è stato considerato dal punto di vista umano e spirituale un libro affascinante. Perché? È un libro affascinante perché Toni Caronna è un docente di religione qui all'Istituto a Partinico, ma è anche un uomo di grande cultura, e questo ha fatto sì che possa avere scritto un testo che si può sicuramente declinare dal punto di vista teologico, quindi un testo di letteratura, ma allo stesso tempo, grazie alla sua vasta cultura della letteratura dell'Occidente, fa un raffronto con le varie epoche, quindi del periodo greco ad esempio, quindi passando poi anche da Dante Alighieri, arrivando alla letteratura dell'Ottocento. Questo ci dà la possibilità di capire perché il messaggio cristiano attraversa appunto i secoli, arriva a noi. E quindi è un testo che va consigliato, ho detto moderando, non soltanto agli adulti, perché ci dà la possibilità di scoprire proprio il concetto della religione cristiana, come dice il sottotitolo del libro. Parla di servizio, quindi la religione come servizio, ma per i ragazzi ha un valore proprio di letteratura, perché questo raffronto ci dà la possibilità di attraversare
2000 anni di letteratura, e quindi sicuramente in un liceo classico e scientifico può fare soltanto bene al bagaglio culturale con radici cristiane. Andrea Sollena, che è stato relatore del libro di Toni Caron, nel suo intervento lei si è soffermato sulla lavanda dei piedi. Bene, qual è il significato? Toni Caron nel suo volume svolge un'analisi esegetica, antropologica e letteraria del testo giovanneo relativo alla lavanda dei piedi. Ecco, a me competeva sottolineare gli aspetti teologici della lavanda dei piedi di cui ci parla Giovanni, e questi aspetti sono essenzialmente intanto un valore fortemente cristocentrico. Gesù dice: non puoi prendere parte con me a Pietro se non ti lasci lavare i piedi. Ciò significa che davvero non ci possiamo definire o essere cristiani se non accettiamo che Cristo ai nostri piedi ci lavi dalle nostre sporcizie. È dunque necessario prendere consapevolezza della sporcizia che c'è nella nostra vita e consegnarla all'azione della misericordia di Cristo. E in quest'anno della misericordia questo aspetto è fondamentale e centrale. Ma poi c'è anche un aspetto, come dire, rivoluzionario, perché nella lavanda dei piedi abbiamo non un Dio che sta nell'alto dei cieli o sull'Olimpo pagano, ma un Dio che sta in basso, che sceglie di stare in basso rispetto all'uomo e che guarda l'uomo dal basso verso l'alto. E questa è una rivelazione di Dio, del Vangelo, di Gesù, che dopo 2000 anni facciamo fatica a vivere ed accogliere, portati sempre come siamo a proiettare in alto Dio e a non coglierne invece il suo stare in basso rispetto a noi. Poi c'è anche un aspetto più precisamente etico, perché Gesù nello stesso testo invita i discepoli a fare la stessa cosa. Vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate lo stesso. E dunque l'invito forte a lavarci i piedi sporchi della nostra storia gli uni gli altri, senza giudizio, andando incontro al fratello, perché come ci ha ricordato recentemente Papa Francesco, il fratello vale più di ogni pur giusta convinzione che noi possiamo avere. Perché? Perché è fratello. Ancora un significato sacramentale, perché al di là della identificazione che è stata tentata nei diversi secoli della lavanda con qualcuno dei sette sacramenti, c'è una sacramentalità diffusa, perché sta a significare il segno dell'incarnazione, Dio che si fa uomo, che scende a livello dell'uomo per portare l'uomo con sé. Ecco, tutto questo emerge dal testo giovanneo e l'analisi che ne fa Toni Caron dal punto di vista, lo ridico, letterario, esegetico, teologico, lo mette nel giusto risalto.